Siamo al Teatro dei Dioscuri, si tiene la presentazione del prossimo numero di IST ed è un evento che rientra nel nutrito programma del Festival della Diplomazia. Circa una sessantina di appuntamenti dedicati al tema delle relazioni internazionali, dislocati nella città fra università, ambasciate e istituti di ricerca. Noi abbiamo ormai da 11 anni lanciato questa rivista IST, che da gennaio prossimo diventerà IST West. L'idea è di raccontare cosa succede nel mondo con un'ottica italiana, forse dovrei dire europea. Raccontare la geopolitica in genere è una prerogativa degli americani, degli inglesi. In Europa non c'è nessuna rivista che venga distribuita in altri paesi. Noi siamo l'unica dell'Europa continentale e siamo contenti e orgogliosi di questo. Come contrasto collaboriamo moltissimo con questa splendida rivista IST, che veramente fa un lavoro molto molto particolare. È interessante capire che una rivista di geopolitica si affida ad esempio a un'immagine di un minatore cinese, ha uno sguardo di un minatore cinese. C'è proprio questo rapporto tra le parole, i concetti, la teoria e quello che poi è la pratica, è la realtà, è la vita, è l'evidenza che la fotografia permette. Abbiamo davanti a noi l'esempio di Foreign Policy e Foreign Affairs, che sono le due grandi riviste americane con grande tradizione, e proviamo a inserirci in quel solco, però con un'ottica che è un po' diversa dalla loro. Credo che nel suo ambito sia una delle pubblicazioni più autorevoli che ci siano.